Sono Riccardo Gennaioli, funzionario storico dell'arte, direttore del settore restauro oreficerie, un settore che opera su una variegata tipologia di manufatti che comprende oggetti appartenenti alla sfera del sacro fino ad arrivare a manufatti invece di uso profano. Nella maggior parte dei casi si tratta di lavori complessi in cui troviamo diversi tipi di materiali nella stessa opera. Lo smontaggio è una delle operazioni più complesse nel restauro delle oreficerie perché richiede abilità e competenza, soprattutto nell'individuare e separare le parti che compongono l'opera. Nello stesso tempo consente di fare una pulitura differenziata su materiali eterogenei che vanno a comporre l'opera di oreficeria e anche di agire sul loro consolidamento. Nel corso degli ultimi anni l'interesse del laboratorio di oreficeria dell'opificio si è molto concentrato su quella fragile e meravigliosa tipologia artistica che è la smaltatura su metallo. In particolar modo abbiamo avuto la possibilità di approfondire lo studio delle tecniche di realizzazione e delle forme di degrado molto spesso interconnesse dei cosiddetti smalti dipinti di Limoges e una recente tesi di laurea della Scuola di Alta Formazione ha inoltre affrontato l'annosa questione della integrazione degli smalti sia opachi che traslucidi. Soprattutto per quel che riguarda gli smalti traslucidi la situazione si complica enormemente perché è trasparente e quindi impone la necessità di individuare un materiale di integrazione altrettanto trasparente, compatibile, colorabile e facilmente removibile.